Parlo agli uomini, perché le donne pensano che sto scherzando, ma sanno che non sto scherzando. Allora, tu torni a casa, dopo 7-8 ore di lavoro, entri e fai ciao, ciao, ciao. Non ti risponde nessuno. E fino a qui. Ti avvicini e fa Luisa, Luisa, Luisa. Luisa ti chiami te? E fino a qui ci siamo. Poi ti avvicini e fa oh, stai qua? E che andate lo stai? È arrivato il principino, vedi cazzi tu, una cosa terribile. Io che? Dico che c'è per cena? Cena sì, e farà, poi non la capisco più ormai, no? Hai capito, è che sta mai servitore, vado papà, è il padrone. Questa è normale. Poi c'è la speranza, che torni a casa e te va, entri, vai, ciao, ciao amore, sei tornato? Tu esci fuori e guardi interno, vai. Ti suoni, din din. Dico ciao, sei stanco? Porca miseria. Tu pensi che sta a parlare con qualcun altro? Io vai sì, che vuoi per cena? Fammi questa, mi puzza. Quello che c'è. No, no, tutto il giorno in giro, dici quello che vuoi, te lo facciamo. Non mi piace questa, non mi piace proprio. Mi piace. Dico, ma guarda, non ti preoccupare, tu sei stanca. E vuoi mettere la mia stanchezza con la tua? C'è qualcosa che mi quadra. Dico, va bene, dai, lo sai tu, tu sai i miei gusti. E allora ti ho preparato tutto il giorno che ti preparo le fettuccine fatte in casa con ragù. Come te lo faceva tua madre. E tu fai, ha scopato questa, ha scopato. Eh sì. Perché si è... Vedati, vedati. E questo è un mesetto, va bene così, Carlo. Tu torni, amore, fettuccini, ravioli. Ammazza che vita, oh. Un veterano torna a casa. Tu manco suoni, din din, ti aspettavamo. Grande, un mese e mezzo. Dopo un mese torni. Alla porta. Suoni. Apri, perché c'è là le chiavi? Ho fatto sì, ma pensavo che. Dico, vabbè, dico. Un attimo, devo fare la doccia, sì, fa il coso. Ho fatto la spa, qui abbiamo fatto la spa, la doccia. Devo fare la doccia, sono stanco, te. E io ho fatto cazzo tutto il giorno. I ragazzini, oh, tre lavatrici ho fatto, oh. Dice, mannaggia la miseria, dico, vabbè, per cena che ha fatto? Niente, te la fa da solo! Che mica è qui a... non cucina lei, a cosa, a carità, ehi! A un certo punto, dico, c'è qualcosa che non mi quadra. Pio, chiamo Giorgio. E faccio a Gio. Ma non te la scopi più, mia moglie? No, no, aspetta. Ah, lo so! È troppo comodo, eh! Un mese e mezzo sei durato! Io so 20 anni che ci so. Se sei un amico, come io sono stato con tua moglie 6 mesi, ci sono stato io con te. Io ti ho rispettato. Lo so che è difficile. Se che a me mo dici che è difficile. Mo tu gli mandi un messaggio, ci fai pace. Almeno altri 2-3 mesetti, te quali voglio. Ok? Amici come prima, rispettami, io ti ho rispettato. Ok? Ok. Vaffanculo. Arrivi, aspetta. Lei ti fa, ti chiama, fa, Maurizio, sai cosa ti ho preparato? Mannate il messaggio, stronzo. Te la sei fatta tutto, eh.